Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ovviamente la domanda più stupida la faccio io, nel senso la prima, tu giochi la partita di Vincenzo Montella contro Vincenzo Montella, nel senso che te devi... Vinco di sicuro allora. Ecco, bisogna, per noi però facciamo il tifo per uno, non tutte e due. Che cosa hai detto ai tuoi giocatori parlando loro della tua ex squadra? Quali sono le qualità, come attaccarla? Dici qualcosa almeno di quello che hai detto, dirai ai tuoi giocatori. No, ma sicuramente è una partita un po' diversa per me, perché lì sono stato un anno molto, tra l'altro molto bene ci sono stato. Si era creato un certo feeling anche con i giocatori, con la società, insomma con il pubblico, credo, e quindi sicuramente un pizzico di emozione c'è. È rimasta praticamente la stessa squadra dell'anno scorso, a parte qualche innesto, quindi è una squadra che sta dimostrando di valere sul campo. Senti, poi ti faccio tornare su Pulvirenti, visto che questa era un po' la tua partita. Che cosa è successo a Torre del Grifo? Perché quando vi siete trovati, tu sei andato lì apposta per sbloccare la situazione. A Firenze erano settimane che si aspettava il tuo arrivo, dopo che era sfumata la trattativa con la Roma. Siete andati a un passo dalla rottura col presidente, almeno per quello che abbiamo capito da fuori, vivendo da fuori la situazione. Tu addirittura è uscita una tua frase: a Catania non torno. No, io non avevo mai parlato, quindi sono state attribuitemi frasi e parole che non ho mai detto. No, ripeto, lui pubblicamente, cioè pubblicamente, privatamente, mi ha sempre detto che avrebbe mantenuto fede al patto che c'era stato l'anno precedente, quindi che stava in qualche modo trattando la mia cessione in qualche modo per trarne dei benefici, quindi anche economici. Però non ho avuto nessun tipo di problema con lui, anzi non, quando sono andato a Torre del Grifo non l'ho neanche visto, a dire il vero. Detto chi gioca, perché c'è stato un ballottaggio in settimana e Landaui non è stato benissimo, c'è l'ipotesi Ljajić, c'è anche l'ipotesi Toni, se ci dici che cosa hai scelto, se hai già scelto. No, preferisco insomma non dirla mai la formazione, non lo farò mai, prima la devo dire ai giocatori, che di solito gliela faccio intuire, ma talvolta gli faccio anche delle sorprese. E quindi proprio per tenere tutti sempre sulla corda e tutti attivi mentalmente. È in progressione, è velocissimo, sulla fascia. Ecco, ti domando se per esempio con un cannoniere abile nel gioco aereo come Luca Toni nel mezzo, i suoi cross possano essere quasi indispensabili. Ah, ma Romolo sì, dal primo giorno ha fatto intravedere grandissime potenzialità anche fisiche, anche di continuità, di volontà, e quindi si sta ritagliando il suo spazio. Io la sua storia non la conoscevo quella precedente al mio arrivo, e la mia valutazione è stata fatta esclusivamente su quello che vedevo, e lui sin dal primo giorno ha fatto vedere grande voglia di fare. Anche. Vuoi sapere, Toni a che punto è dopo 10 giorni di preparazione? Noi l'abbiamo visto nell'amichevole, aveva un'autonomia di una ventina di minuti, sta meglio? Anche 30. Ecco, a che punto è adesso? Ma lui è veramente un giocatore che ha grandissima volontà, grandissimo entusiasmo, grandissima voglia di fare, ed è palese. Questa non sempre è positiva, perché a volte non sempre è positiva, nel senso che a volte si rischia di andare anche oltre a quello che le condizioni fisiche richiedono, insomma, allo stato di forma. Però sinceramente lo trovo molto meglio di quanto mi aspettassi.